Non si ferma la battaglia di Pasquale Imperato per l'abolizione delle barriere architettoniche in città. Dal mese di luglio TV City dà voce a Pasquale e a chi come lui vive le stesse problematiche e affronta disagi analoghi, scontrandosi spesso con l'indifferenza della gente e di chi è chiamato a tutelare i più deboli. Pasquale Imperato è affetto dal 2015 dalla SLA, vive nel rione Raiola e fa i conti tutti i giorni con l'assenza di marciapiedi, problemi di sicurezza e numerose barriere architettoniche. TV City vi mostra le immagini dell'incontro avvenuto nei giorni scorsi con il sindaco Giovanni Palomba e il consigliere comunale Antonio D'Ambrosio, che si sono recati a casa di Pasquale per comprendere meglio la problematica e capire come intervenire. Presso il suo domicilio anche i tecnici del comune e il comandante Salvatore Visoni. Innumerevoli disagi evidenziati legati alle auto in sosta, agli spazi angusti, alla mancanza di marciapiedi e dunque di un tragitto lineare. Dopo l'incontro è stato immediato l'impegno per la risoluzione delle questioni. Il comune ha provveduto a distanziare i paletti lungo il tratto di strada che dall'abitazione di Pasquale conduce nei pressi dell'hotel Poseidon e che lui è costretto quotidianamente ad attraversare con la carrozzina. Posizionata anche una rampa dove il marciapiede era dissestato. Si è provveduto inoltre ad asfaltare anche dove Pasquale esce dal suo balcone con la carrozzina. Di seguito leggiamo la lettera di ringraziamento di Pasquale. Carissimi amici e amiche, finalmente ho incontrato il sindaco Giovanni Palomba. Mi è apparso disponibile ad ascoltare le mie richieste. Si è subito attivato contattando nell'immediato i dirigenti dei vari settori. Mi auguro che questo sia un inizio di svolta a livello locale. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto, in particolare la dottoressa Candida Mennella, che mi segue attivamente nel quotidiano. E ringrazio TV City, che ha seguito il mio caso sin dall'inizio, prendendo a cuore le mie problematiche.